Ciao ragazzi e soprattutto ciao ragazze, finalmente dopo mesi e mesi di attese estenuante siamo riusciti ad avere il trailer del film per eccellenza del 2017. Oggi farò la trailer reaction di 50 sfumature di nero. Un film emozionante, una trama piena di colpi di scena, personaggi che ti intrigano, interessanti. Insomma, la storia d'amore che tutte le donne vorrebbero. Ragazzi, bentornati su Pagine di Cinema alla Vera Maya. Allora, è appena uscito il trailer di 50 sfumature di nero, voglio fare la trailer reaction, non l'ho ancora visto. Sono davvero molto intrigata da questo film. Dopo aver letto il libro, quindi so già di cosa parlerà, quindi del nulla, però vedremo, magari ci possono deliziare con delle sfumature diverse di questo secondo capitolo della saga letteraria che ha venduto come non so cosa. Io tipo di montaggio, robe così, sono praticamente una scarpa. Lo guarderò qui sul tablet. E non riuscirò a mettervelo qua per farvelo vedere mentre lo guardo anch'io, quindi ve ne farete una ragione, credo, perché penso che sopravviverete lo stesso senza guardarvi questo trailer. Devo essere sincera, c'ho un po' d'ansia. Quando escono queste cose mi mettono molta molta ansia, non so perché. Allora, dai, pronti? Partiamo. Inizia così. C'è boh, un'estemporanea iniziale. Fuochi d'artificio. San Valentino, sì, perché almeno vendono tutti i frustini, sono tutte contente. Dimenticate il passato. Ed entrate in un mondo più oscuro. Tintrino, oddio. Scusate, la devo mettere qua. Ma come fate? Ma perché continuano a fare più scuro? Cioè, allora, stiamo parlando di un film erotico. Ora, se tu mi continui a parlare di cose più oscure, l'uomo a meandri, andro più scuri, mi fai ridere. Dai. Poi questo vizio di far uscire questa cretinata a San Valentino. Va bene. Riprendiamo. Ancora sta canzone, di nuovo. Rifatta per l'ennesima volta. Ti voglio, perché tu non hai una mente. Che voce ha Anastasia? Oddio! Vuoi restare lì a fissarmi? Che roba orrenda! E là si ciula sotto la doccia! Che cosa vuoi, Anastasia? Questa volta Va bene, almeno c'è Jamie Dornan che è a torso nudo con... Ah, dormono insieme, adesso è contenta finalmente. Ah sì, la pazza che arriva. La vecchia sottomessa. Che dice ad Anastasia che cos'hai tu che io non ho. Ah, poi il suo capo che ci sta a provare. C'è la Kim Basinger che fa la vecchia Pensi di essere la prima donna che cerca di dominatrice. salvarlo? Di Christian. Oddio, no, 9 febbraio 2017. Oddio, vicino pure al mio compleanno. Mi fanno questo come regalo di compleanno. 50 sfumature di nero. Non è che poteva uscirmi prima quello di Nolan. No, no, mi devo uscire 50 sfumature di nero al mio compleanno. Per la miseria. Vabbè, niente, cosa devo dire? Ha rifatto la canzone di nuovo per l'ennesima volta, quella di Beyoncé. Boh, che le devo dire? Ma sì, boh, cioè la trama era quella del libro, quindi non è che... Cioè, ci saranno loro due che si ritrovano, Christian si è accorto che è innamorato di Anastasia. Per solita roba. Ci saranno tanti giochini erotici, voglio proprio vedere alla festa delle palline, la chiamo non la festa in maschera, la festa delle palline. Voglio proprio vedere come la faranno quella scena lì. Sempre se la metteranno, non lo so.
Comunque, hanno cambiato la doppiatrice di Anastasia, che ora vabbè ce ne faremo una ragione, sicuramente, però... Boh, cioè, fa schifo questa, almeno da quello che ho sentito non mi piace, insomma un'altra... Boh, non lo so, mi fa schifo, boh, non è che ho molto da dire. Direi che con questo è tutto, io vi saluto e vi rimando al prossimo video, ciao!